Lunedì 4 maggio 2015, questo è Good Morning Milano, io sono Fabio Ranfi. Buongiorno a tutti e ora andiamo a vedere i fatti principali di oggi. Dopo gli scontri e gli atti di vandalismo di venerdì scorso, 1 maggio, i cittadini di Milano ieri si sono rimboccati le maniche e sono scesi in piazza, in strada, per ripulire i danni provocati dai Black Bloc. Il ritrovo di Nessuno Tocchi Milano ha avuto luogo in Piazzale Cadorna intorno alle ore 16 e il corteo, composto da 20.000 partecipanti, si è poi sviluppato verso Via De Amicis, Piazza della Resistenza Partigiana, Via Molino delle Armi, Corso di Porta Ticinese per finire poi in Piazza 24 Maggio. Rimaniamo in tema di Black Bloc e scontri perché verranno interrogati questa mattina dal GIP i 5 arrestati per le manifestazioni di venerdì scorso, 1 maggio appunto. Spetterà al GIP decidere se convalidare gli arresti ed emettere la misura di custodia cautelare in carcere. L'udienza è fissata per questa mattina alle ore 11 nel carcere di San Vittore, dove gli arrestati sono detenuti da un paio di giorni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e dall'uso di armi improprie. E ogni giorno Milano è sempre più Expo, perché proprio ieri è stata inaugurata in Piazza del Duomo un'installazione denominata Terzo Paradiso, la mela reintegrata, opera di Michelangelo Pistoletto, che consiste in una mela di 8 metri di altezza e altrettanti di diametro e si ricollega al tema di Expo appunto. L'installazione rimarrà in Piazza del Duomo fino al 20 di maggio. E concludiamo con la cultura, perché sono migliaia le persone che già da ieri hanno visitato il nuovo museo della Pietà Rondanini al Castello Sforzesco, formando una lunghissima coda di turisti e milanesi che si è snodata lungo tutta la Piazza delle Armi fin dalle prime ore di apertura al pubblico. Il capolavoro di Michelangelo sarà accessibile gratuitamente a tutti i visitatori fino al 10 di maggio e sarà possibile vedere anche un diario cinematografico che racconta il lavoro di tutte le persone che dal 2012 ad oggi hanno contribuito alla realizzazione di questo nuovissimo museo. Con questa notizia abbiamo concluso per oggi, io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.